Siamo a Villa Casaurro, alle nostre spalle la galleria di arte moderna, quella di Pittalà, che ospiterà da domenica sino al 23 di novembre una mostra dell'artista, ormai bagherese, ormai affermato in tutta Italia e fuori, Arrigo Musti, per tre servizi. L'ordine cavalleresco dei Cavalieri Templari, evoca suggestione, qualche sorrisino, qualche, come dire, apprezzamento, e però una spiegazione abbiamo cercato di trovarla sul perché personaggi del nostro tempo che vivono la vita quotidiana, impiegati, lavoratori, gente diciamo non pensionati, gente normale, casalinghe, studiosi, professori di università, insomma un po' di tutto, e scelgono di aderire a quest'ordine cavalleresco. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Gargano e Francesco Logalbo. Ascoltiamo la loro intervista. Allora, cos'è l'Ordine dei Cavalieri Templari? Beh, intanto è necessario precisare che il nostro ordine, anche se è l'ordine più antico esistente a livello mondiale, perché nasce nel 1705 da Filippo d'Orleans e successivamente nel 1815 ha una gran reggenza italiana del conte Gastone Ventura. Sarebbe anacronistico dire che discende direttamente dai Templari che scomparirono il 13 marzo del 1314. Quindi diciamo che pur essendo un ordine antico ci definiamo noi dei neo-templari. Non è un... Templari fa pensare al Tempio di Gerusalemme, ha qualche attinenza. E a questo bisogna pensare. Diciamo che mentre i fratelli i nove fratelli iniziali che iniziarono la ricerca del Santo Graal all'interno del Tempio di Gerusalemme, intorno al 1118, anche noi cerchiamo il nostro Santo Graal, ma è ovviamente un Graal diverso. È un Graal inteso alla solidarietà, è inteso a porgere le mani a chi ha più necessità, ai più bisognosi, e questa è la nostra nuova ricerca. Diciamo, i riferimenti militari, cavallereschi, epici sono soltanto simbolici. Nella realtà quotidiana, i Cavalieri Templari, diciamo, la pratica dello stare accanto agli altri, la pratica della solidarietà. Cos'è il Gran Priorato d'Italia commenda Nostra Signora del Mare? Questa è la vostra organizzazione a Bagheria? Sì, allora l'organizzazione è divisa in tutto il mondo, siamo circa 10.000, un esercito di 10.000 templari, divisi ovviamente la maggior parte in Europa perché ha tradizioni l'ordine principalmente in Francia, Portogallo, Spagna e Italia. Vi sono delle commende in Sud America, dei priorati che stanno nascendo nuovi anche in Sudafrica e ultimamente è stato stabilito una specie di solidarietà con l'Etiopia, cercando di costituire una commenda, visti i problemi che ci sono con i cristiani in Europa, in Etiopia. Dottore Michele Logalbo, priore di Sicilia, cosa ti ha spinto ad entrare nell'ordine dei Templari, dei Cavalieri Templari? Cioè, che cosa muove una persona, un bancario, ecco tu, nella tua attività quotidiana, lavoravi in banca, a fare questa scelta? Potrei rispondere sinceramente che i Templari avevano pure un'attività bancaria. Sono coloro che hanno inventato le carte di credito, sono coloro che hanno inventato la lettera di affidamento. Cioè, nei tempi antichi non si viaggiava con l'affidavit, non si viaggiava, si viaggiava soltanto con i talenti, con le monete in argento, per cui c'erano difficoltà enormi di comunicazione. I Templari, praticamente, diciamo che furono i primi bancari internazionali, quindi si affidava loro praticamente, cioè le attività, si affidavano loro i terreni, loro in cambio praticamente offrivano il denaro e con un semplice passaggio di carte, ovunque in qualsiasi commenda dove arrivavano, Ci facevano affari, diciamo. Ma al di là, scusa, al di là di questo. Questo praticamente nasce da piccolo, cioè nasce quel sentimento di crociato, quel senso di giustizia, cioè fin da piccolo, ovviamente. Poi, man mano che si cresce, si dimentica e poi praticamente si ripensa nuovamente a perché uno piace. Perché avevano il senso della giustizia, avevano il senso dell'onore, avevano il senso della famiglia, il senso della patria. Cioè, erano degli argomenti che ormai, diciamo, cioè nei tempi moderni sono un po' obsoleti. Per cui questo senso praticamente mi è nuovamente, cioè, rinato e quindi ho sentito la necessità di fare prima la richiesta, che è dal 2005 che ho
ho avuto questo interessamento maggiore da quando mi sono dimesso dalla banca. Esatto. Cosa fate? Qual è l'attività che svolge l'ordine, il Gran Priorato, in particolare la vostra commenda? Beh, le attività sono duplici. Da un lato il mantenimento della tradizione, infatti con i nostri capitoli che sono anche aperti al pubblico trattiamo gli antichi rituali, argomenti come le sacre scritture, i libri sacri per l'ebraismo e non solo. Dall'altra parte invece ci dedichiamo alla solidarietà con un'associazione che si chiama Non Nobis Domini e abbiamo sposato un progetto che si chiama Cavalieri Silenziosi. Praticamente tutto quello che facciamo non viene pubblicizzato, è una scelta, però chi il riceve sa e basta questo. Potremmo dire non sappia la mano destra quello che fa la mano sinistra, per esatto. Fare una citazione del Vangelo. Sì, per fare la citazione di qualcuno molto più importante di noi, diciamo di sì. Ovviamente molte cose siamo obbligati a pubblicizzarle, tipo il concerto che abbiamo fatto in favore del Burundi, perché se non si pubblicizza non può venire gente a partecipare. Però molte altre cose sono state fatte sia nel campo oncologico sia in altri campi e siamo rimasti i cavalieri silenziosi, perché è così che vogliamo rimanere. Questo complesso di cerimonie, di mantelli, di riti un po', diciamo, superati dal tempo, in un'epoca in cui, nell'epoca del web, nell'epoca di internet, nell'epoca in cui certi valori, ecco, come dicevi tu, ma anche certe cose del passato vengono rapidamente travolte, non mi fanno sembrare un po', come dire, un po' nostalgici, datati nel tempo, attaccati ad un'idea di nobiltà, di cavalleria che forse non è più attuale? No, è attualissima, praticamente tutte le cerimonie che noi facciamo sono molto, molto emozionanti e in un certo qual senso rispecchiano, cioè, praticamente le antiche ideologie, ma prospettate in un'idea moderna, cioè quindi non siamo, diciamo, come ho detto poco fa, obsoleti. No, noi riteniamo praticamente che... Fuori dal tempo più. Sì, non siamo fuori dal tempo. Dal tempo qua. Perché in pratica, praticamente, in un mondo attuale, io credo che ci sia bisogno dei cavalieri templari. Cosa si sentirebbe di dire al cittadino normale che guarda appunto a questi riti, a queste cerimonie, come se fossero degli episodi nostalgici che non contano più di tanto? Beh, noi intanto non facciamo proselitismo perché l'adesione all'ordine è libera e viene fatta su cooptazione. Praticamente se qualcuno partecipando alle nostre manifestazioni è interessato, segue un iter e poi se, come dico sempre io, se gli piacciamo e lui ci piace, lo accettiamo all'interno dell'ordine. Tanto le cerimonie di adesione sono anche, diciamo, particolarmente, non dico pittoresche, però proprio, come diceva lui, molto emozionanti. Sì, io sulle cerimonie avrei da aggiungere, essendo noi una struttura verticistica e militare, ritengo che sia anche necessario che all'interno vi sia una, tra virgolette, una disciplina per poter anche operare all'esterno, perché è necessario che ci sia una catena, che ogni fratello unito con l'altro fratello sia un'unica catena e questa catena deve avere tutte le maglie uguali. Ecco dove sta la nostra forza, che a prescindere dal grado e da tutto... Ecco, quali sono i gradi nel vostro ordine? Da noi si parte col grado di novizio, che è praticamente la persona che entra all'interno dell'ordine. Successivamente o dama o cavaliere. È aperto alle donne, diciamolo. Assolutamente sì, le donne ad esempio a Bagheria, nella commenda di Bagheria sono la maggioranza e sono, direi io, nelle nostre attività, il perno delle nostre attività. Perché come si dice, diceva qualcuno che... molto più importante, chi educa un bambino educa un uomo, chi educa una donna educa un intero popolo, quindi anche questa è la nostra filosofia. Dopo dame e cavalieri ci sono i gradi, diciamo, di, tra virgolette, chiamiamoli solo ed esclusivamente di responsabilità: il commendatore, che è a capo della commenda, il balivo, che è a capo di più commende, poi abbiamo il priore, che è a carico della Sicilia, priore di Sicilia, dopo abbiamo i gran priorati, di solito delle nazioni, campionato d'Italia, di Spagna, di Portogallo, e poi abbiamo il Gran Consiglio, che è formato da un Gran Maestro, da un Gran Siniscalco e da altri fratelli che fanno parte del Gran Consiglio. Si guarda a questi ordini cavallereschi, ai loro riti, alle loro cerimonie, eccetera, come qualcosa di chiuso, di segreto, di riservato,
Invece? No, non abbiamo nulla di segreto e nulla di riservato. Possiamo avere dei capitoli aperti a tutti e dei capitoli chiusi che discutiamo, diremmo ora, come in una società moderna, cioè dell'amministrazione propria del SOET. Ma non c'è nulla di segreto. Soci sono pubblici. Sono tutti pubblici, praticamente comunicati a tutti, li possono vedere ovunque. Non siamo praticamente nascosti, cioè, anche se prima si pensava e si diceva, erano praticamente dei capitoli chiusi perché facevano ordini di guerra, per cui dovevano essere necessariamente chiusi. Non si voleva far conoscere ai nemici, prende quello che si pensava delle battaglie che dovevano andare a fare i templari. Il mercato ittico di Porticello, da sempre si trascinano polemiche, problemi, i controlli sul pescato, il commercio abusivo di pesce che si svolge all'esterno. Si è arrivata a una situazione per cui il sindaco Salvatore San Filippo ne ha deciso la chiusura sino al 30 settembre. Naturalmente non è una soluzione alla chiusura del mercato, tant'è che si sono subito riuniti una serie di soggetti interessati al problema, prima fra questo gli stendisti, ma anche la capitaneria, gli organi di controllo, eccetera, per arrivare alla conclusione che il mercato deve essere riaperto il più presto possibile. Noi ne abbiamo parlato con Francesco Zizzo della Nappi Pesca e con Giussi Gerratane del movimento Onda Libera. Innanzitutto diciamo che un'ordinanza di chiusura del mercato ittico è gravissima soprattutto per l'industria ittica del palermitano, in particolare della marineria di Porticello. Diciamo innanzitutto che va riaperto, vanno praticamente fatte delle verifiche perché il commercio all'interno del mercato ittico e nell'area antistante sia ovviamente regolarizzato e si deve andare ad una diversificazione delle vendite che non prevedono più solo ed esclusivamente la vendita all'ingrosso, ma anche una possibile vendita al dettaglio fatta in orari fuori dal mercato, che è una proposta che avevamo fatto già nel 2006. Ecco, il problema, dice il sindaco, c'è il fenomeno, il pesce viene venduto fuori mercato, prima dell'apertura del mercato, non riesco a controllare, ha soltanto un paio di vigili che devono controllare queste attività, quindi chiude il mercato. È una proposta sensata, anche perché i problemi di questo mercato sono problemi vecchi che si ripropongono sempre identici, anzi in certi casi aggravati. Sì, i problemi sono annosi ed è questo che ci sconcerta, il fatto che negli anni cosa si è fatto per cercare di risolverli, se si arriva a chiudere un mercato con quelle motivazioni che ci sono nell'ordinanza. Chiediamo innanzitutto, ripeto, che il sindaco metta in atto una vecchia proposta fatta dall'ex comandante della Circomare Carosia, che prevedeva la vendita al minuto fuori dall'orario della vendita all'ingrosso all'interno dell'area mercatale in un contesto di totale legalità. C'è anche un problema di controlli sanitari. C'è anche un problema di controlli sanitari. Registriamo che forse siamo l'unico mercato ittico in Italia sprovvisto di presidio sanitario in applicazione ad una regolamentazione comunitaria del 2004, il regolamento 852, che ci è sembrata eccessivamente, dal punto di vista dell'applicazione, talebana. E non solo, siamo anche sprovvisti di una commissione mercatale di nomina prefettizia che la prefettura non ha più rinnovato, mi pare, da almeno 6 anni. Giussi Gerratana del Movimento Onda Libera, qual è la vostra posizione? È sensato chiudere il mercato? Cosa bisognerebbe fare per superare, come dire, dei problemi oggettivi, cioè l'abusivismo dilagante, le vendite fuori mercato che stanno diventando largamente prevalenti rispetto a quelle ufficiali e però gli strumenti di controllo sono oggettivamente inefficaci. Voi cosa proporreste, cosa proponete? Noi intanto applaudiamo l'iniziativa del sindaco perché è stata un'iniziativa coraggiosa in questa fase. Dopodiché a questo punto però gli chiediamo di andare ancora più a fondo della situazione, perché a questo punto bisogna denunciare se ci sono degli abusi e delle illegalità, continuare a denunciarli alle forze dell'ordine, alle autorità competenti, quindi andare fino in fondo e avviare sin da subito una conferenza di servizi con tutte le forze interessate, le parti sociali, le istituzioni e le forze dell'ordine, per cercare di arrivare appunto a istituire di nuovo la commissione mercatale e perché ci sia finalmente una gestione legale e trasparente di questo mercato, che è una risorsa per il nostro comune. Io l'ho ripetuto in tanti comunicati che ho fatto, in tante interviste che ho fatto,
perché secondo me lasciare ai privati solamente la gestione di questo mercato sarebbe un suicidio per l'amministrazione comunale, perché potrebbe portare veramente tantissime risorse a un territorio che ormai è allo stremo delle forze. Ma un mercato chiuso, il pesce pescato a Porticello, cosa, che fine ha fatto in questa settimana? È stato venduto lo stesso. Quindi in qualche modo chiudere il mercato può significare dare ancora più spazio, paradossalmente può significare dare più spazio all'abusivismo. Purtroppo sì, infatti chiaramente è un'azione simbolica quello di chiudere il mercato per qualche giorno, perché è chiaramente una situazione che non può... Sino al 30 settembre. Sì, nelle sue... nelle intenzioni, però a quanto pare oggi ci dicevano ci sarà questo incontro e vedremo che cosa deciderà il sindaco. E voi pensate di fare qualche iniziativa specifica come Anapi Pesca? A pensare di fare qualche iniziativa specifica, già ripeto, il problema è annoso e l'abbiamo affrontato almeno negli ultimi 3 anni a scadenze quasi semestrali, sono state fatte proposte più che fatti degli incontri, ma scarsamente partecipati, e questa è una nota dolens pesante, perché la scarsa partecipazione per quanto mi riguarda l'attribuisco più ad uno scarso interesse della marineria, che forse non ha capito bene l'importanza del mercato ittico strategico dal punto di vista sociale ed economico allo stesso tempo. A questo ci aggiungo un incremento in qualche modo della scarsità dei controlli, che ultimamente ha sfociato nella marineria di Porticello addirittura a prelievi di barche all'interno del bacino portuale. Ecco, ci parli di questo problema, che al di là, che come dire, contiguo a quello del mercato, ci sono accaduti dei fenomeni, diciamolo pure, criminali all'interno del bacino portuale, che non sono state adeguatamente attenzionati e perseguiti. Anche se le denunce da parte delle imprese di pesca e dei pescatori ci sono state, questo lo dobbiamo dire. Ultimamente, da qualche anno, grazie anche all'intervento della signora Gerratana e del sottoscritto, si sono intensificate le denunce di furti di carburante, pescato, attrezzatura elettronica di bordo, ma arrivare al punto di portarsi una barca direttamente dal porto, portarla fuori, spogliarla delle attrezzature sia da pesca che elettroniche e lasciarla alla deriva, non avevamo mai assistito, non era mai che non avevamo mai. Il fatto è gravissimo, anche se consideriamo che ultimamente il porto è dotato di un sistema di telecamere a circuito chiuso che stranamente manca del software di registrazione. Questo è quanto ci dicono la Capitaneria di Porto di Porticello e i Carabinieri. È come se non esistesse. Così si arriva a... Telecamere di controllo da chi sono gestite? Il progetto della provincia, il gestore è comunale. L'autorità marittima locale, in quanto diciamo, come dire, prioritariamente preposta ai controlli, dovrebbe avere il sistema di registrazione, ma ripeto, la responsabilità è comunale, squisitamente del comune di Santa Flavia. Un'eccellenza, l'Ipsia sta diventando una scuola di eccellenza nel nostro territorio. Abituati a guardarlo un po', come ci aiuta a dire la preside, con un certo, anzi con molti pregiudizi, per i risultati che sta ottenendo in Sicilia e fuori dalla Sicilia, per la qualità dell'insegnamento, per la qualità che esprimono i ragazzi nei loro progetti, si avvia a diventare un fiore all'occhiello dell'istituzione scolastica Bagheria. Noi siamo andati a trovarli per parlare di un'impresa, di un progetto Clean Energy, originale, che ha avuto riconoscimenti in tutta Italia, pensato e realizzato tutto dai ragazzi e naturalmente dai loro insegnanti. Ascoltiamo l'intervista. Allora, siamo con la professoressa Daniela Russo, docente di elettronica all'istituto, all'IPS d'acquisto di Bagheria. Orgogliosa, diciamolo pure, per una grande impresa che hanno realizzato questi ragazzi. Sono stati vincitori di un Road to Biz Factory, in cui i giovani studenti si confrontano con l'obiettivo di fare impresa, cioè concretamente di realizzare qualcosa che serva all'industria, all'azienda artigianale, eccetera. Allora, di cosa si tratta? Cosa avete fatto di grande, di importante e anche di bello? Perché parliamo di energie alternative. Sì, allora, la mia classe, che è la quarta, adesso la quarta C, IPIA, è la quinta, l'anno scorso ha creato un'azienda, che è la Clean Energy,
che è un'azienda in qualche modo didattica, ma nella realtà dei fatti è un'azienda a tutto tondo. Abbiamo l'amministratore delegato, il manager finanziario, tutte le figure dell'organigramma, e sostanzialmente hanno realizzato un prodotto che è un sistema, un meccanismo, proprio un meccanismo vero e proprio, chiamiamolo apparecchiatura. Sì, realizzato da la parte meccanica e la parte elettronica. Questo prodotto serve alla pulizia degli impianti fotovoltaici. Abbiamo individuato un problema dei proprietari degli impianti fotovoltaici, che è quello della pulizia dei pannelli, naturalmente. Deve essere periodica. Sì, perché il pannello sporco non produce, quindi abbiamo individuato questo problema e abbiamo risolto, facendo un brainstorming con i ragazzi, abbiamo creato un prodotto che ha il vantaggio di non prevedere l'intervento umano, quindi lui si aziona da solo in presenza di polvere e di aumento di temperatura, e pulisce automaticamente i pannelli senza dover salire sul tetto, quindi per il proprietario senza avere un pensiero. Senta, questo progetto è stato considerato il migliore, è stato premiato dove? Allora, questo progetto ha vinto il primo premio provinciale che si è tenuto alla Conca d'Oro, ci siamo confrontate con le aziende del territorio palermitano, con le aziende didattiche, diciamo, e poi ha vinto un premio regionale a Siracusa e infine il premio nazionale che si è tenuto quest'anno a Palermo. Ci siamo confrontati con aziende didattiche realizzate da tutte le scuole italiane. Ha vinto il premio della internazionalizzazione, per cui insomma credo che sia un fiore all'occhiello per il nostro istituto. Giuseppe Galiotto e Francesca Rena, appunto, dell'EPS Salvo d'Acquisto, sono due, assieme a tanti altri compagni di classe, protagonisti di quest'idea, che ha avuto questi riconoscimenti. Allora, come nasce questa idea, Galiotto? L'idea è nata grazie a una spinta della nostra professoressa Elena Russo, che ci ha spinto a risolvere un problema, il problema dei pannelli fotovoltaici, perché un pannello sporco produce di meno rispetto a un pannello pulito. Spieghiamo un po', naturalmente sinteticamente, senza scendere in dettagli, la gente confonde talvolta pannello fotovoltaico con pannello solare. Qual è la differenza? La differenza è semplice: un pannello fotovoltaico o impianti fotovoltaici producono energia elettrica, quindi energia può essere accumulata, immagazzinata e poi, come dire, spesa. Dipende. O la accumuliamo in batterie o la usiamo noi in casa. Un pannello solare invece è un meccanismo che riscalda l'acqua. Grazie a dei tubi di rame posti ai raggi solari si riscalda il rame, l'acqua passa attraverso i tubi di rame e l'acqua viene riscaldata. Ha una funzione, come dire, molto più limitata, mentre il pannello fotovoltaico è più impegnativo. Quindi vi viene questa idea e cosa pensate di fare? Allora, in futuro noi pensiamo di innalzarci sul mercato estero, cercheremo di andare il più avanti possibile. Perché è un settore, Francesco, è un settore in grande evoluzione, quello dei pannelli fotovoltaici. Sì, abbastanza grande, infatti diciamo appunto il maggior problema è questo dei pannelli fotovoltaici sporchi, ma non solo, ci sono stati anche casi di decessi, persone che cadono dal tetto. Quindi perché noi abbiamo inventato Fresh Cleaner? Perché Fresh Cleaner è automatizzato, è sicuro, quindi non permette l'ausilio, non vuole l'aiuto dell'uomo per pulire i pannelli fotovoltaici. Praticamente fa tutto da solo. Allora, il prodotto funziona tramite 4 comandi, può funzionare. Come ben vedete è composto da una spazzola, una griglia di una pista e una cinghia che tramite dei motorini fa girare la cinghia e la spazzola in senso antiorario. Il momento in cui fai il movimento antiorario, dal primo contatto al secondo. Fateci capire, tutto questo è frutto della vostra progettazione, frutto del vostro lavoro. Diciamo, avete pensato i pezzi, avete fatto, come dire, le dimensioni, i disegni, il progetto, tutto. Sì, Fresh Cleaner in un certo senso non è un sistema semplicemente analogico, ma è un sistema programmato, quindi abbiamo studiato linguaggi di programmazione che ci hanno permesso di fare queste funzioni. Infatti lui è comandato da 3 input. Uno è un semplice telecomando, quindi si aziona mediante un telecomando. Il secondo è un sensore di temperatura. E il terzo c'è una pompa che getta acqua sul pannello fino a quando è caldo. Ho supportato i ragazzi dal punto di vista pratica di elettronica assieme alla professoressa Russo. Abbiamo progettato assieme ai ragazzi quello che è la scheda elettronica ed è tutta comandata da un PIC, un controllore. Un controllore che riesce a, tramite degli impulsi che vengono dati dal sensore di temperatura,
dal crepuscolare, che sarebbe sensore di polvere, riesce a mettere in funzione tutto il sistema. Secondo me il risvolto più importante, al di là della validità dell'innovazione, del macchinario in sé, è che i ragazzi capiscono che cosa vuol dire lavoro, lavoro dignitoso, lavoro legale, perché purtroppo, io rivolgo questo appello oggi qua da questa scuola, purtroppo tante, troppe intelligenze di questi ragazzi si sprecano nel lavoro nero. E io lancio un appello alle istituzioni. Questo, diciamo, dimostra anche, imparano a lavorare in gruppo, come dire, a essere gratificate dagli sforzi intellettivi ma anche manuali. Che... Viene valorizzata la dimensione del gruppo, che paradossalmente è trascurata nel percorso scolastico, cioè comprendono quanto sia importante lavorare in gruppo, perché qualsiasi professione, lavoro o mestiere, comunque lo vogliamo chiamare, implica una dimensione relazionale molto forte, e secondo me questo è stato uno dei valori aggiunti di questa esperienza. Noi abbiamo cercato di integrare il sistema di trasmissione del moto con un'esigenza che è nata dai ragazzi stessi, quindi abbiamo pensato di realizzare un sistema di trasmissione in alluminio e di facile, diciamo, applicazione, per cui qualsiasi tipo di installazione può prevedere questo genere di sistema di trasmissione del moto. Senti, il detergente dei pannelli è acqua o altra cosa? Si tratta di una miscela che permette un raffreddamento rapido della superficie del pannello, il liquido detergente e refrigerante allo stesso tempo. Vogliamo ringraziare innanzitutto il signor Fricano, che ci ha aiutato nella parte meccanica per realizzare il Fresh Clean, un ringraziamento veramente di cuore, e ringraziamo da parte di tutti noi alunni anche i nostri professori per quello che ci hanno fatto e che ci hanno permesso di arrivare a questo punto. Come sempre, grazie per averci seguito, ci rivedremo la prossima settimana.